un protocollo per avviare la fase elettorale calabrese. L'intesa tra la regione e le prefetture delle cinque province calabresi è stata rinsaldata anche quest'anno dopo 5 anni per rinnovare una collaborazione finalizzata allo svolgimento e alla preparazione delle elezioni regionali del prossimo 23 novembre. Nel pomeriggio di ieri la firma in prefettura a Catanzaro tra la presidente facente funzione della Regione Calabria, Antonella Stasi, il prefetto del capoluogo calabrese, Raffaele Cannizzaro, e i prefetti di Cosenza, Gianfranco Tomao, di Crotone, Maria Tirone, e i viceprefetti vicari di Reggio Calabria, Cosima Di Stani, e di Vibo Valentia e Lucia Iannuzzi. La Regione, dopo 5 anni, ha dichiarato la presidente Stasi, ha deciso di avvalersi nuovamente, così come previsto dalla legge, delle prefetture calabresi d'intesa con il Ministero degli Interni. Ma come si struttura nella pratica questo protocollo d'intesa? Un principio che sottende al protocollo è che la condivisione delle attività di preparatore per le elezioni, pur nella fermezza del principio che tutte le operazioni competono e afferiscono alla responsabilità della Regione. La Regione ha chiesto l'avvalimento della prefettura, così come avviene, devo dire, quasi dappertutto in Italia, sin dal 2005, per cui abbiamo, come dire, diviso i compiti in maniera da conservare, da affidare al meccanismo rodato delle prefetture, l'organizzazione in concreto delle attività e di intesa quotidiana con la Regione per quanto riguarda i meccanismi naturalmente interpretativi delle leggi regionali, il potere di spesa e quant'altro. Che saranno tutti attuati questi meccanismi, queste attività da un gruppo di raccordo, regione, prefetture della Calabria che monitoreranno quotidianamente le azioni tese a condurre l'elettorato il 23 al voto.